Tanti auguri a te. Bullo, ti stai prendendo il sole con quella gambetta a modella. È la vita. Stasera polpette. Buone. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a papà, tanti auguri a te. Spegni. Eh sì. Auguri, auguri, ma fai auguri a papà. Stupenda, mi trovo a Roma per dei giri e insomma mangio una piadina o qualcosa. Voglio fare un salto a un negozio che sta qui vicino, molto carino, che vi voglio far vedere. Ok, piccolo voice over perché c'è la musica e niente, questo negozio si trova sulla Tuscolana, un po' di cose insomma così per ragazzini, carine, un sacco di peluche. Io sono vabbè attratto dalle borracce, mi piace collezionarle. Qui ne ho trovate alcune carine, però un po' troppo da bambini per me. Però comunque sono belle da guardare per farci un giro, perdere un po' di tempo. Però devo riconoscere che alcune sono veramente simpatiche e da collezione. Questa, per esempio, è veramente divertente. È figa quell'idea di tutti questi confettini. Molto da ragazza, per i miei gusti. Però qualcosina, forse ci torno e me la compro così per sfizio. Devo ancora decidere. Questa salsiccia, mozzarella e pecorino, pomodorini, e eccola là col porco, spalla di porco e patate. Via! Buon mattino! Treno regionale. Roda. Meringa non mi fa impazzire, però così non l'avevo mai visto fatte così Anch'io. ricoperte. Ma il pezzo non mi piace. No, vabbè, questa è una pasticceria Sì. tradizionale. Sì. Cioè, consiglio ovviamente di venire a Viterbo. Stupenda, cioè, questa città medievale dove ti giri, cioè, ci sono angoli da fotografare caratteristici, veramente bella e particolare, è veramente di fare un passo indietro nel tempo. Bella, bella. Secondo te? Ah, scusa. Madonna, quello è tutto tartufo. È Sì, tanto. tutto, sì, intero tartufo. A me ceci e
castagne. Cosa dice sicura per i turisti, portata di turisti. Proprio un salto nel passato.